Questo semaforo permette praticamente con il rosso di bypassare il semaforo 30 metri più avanti di via Flaminia e quindi praticamente non esisterebbe più il rosso. Le persone che devono andare verso Loreto, invece di svoltare sulla via Flaminia, svoltano passando con il rosso su via Tumiati. E, logicamente, essendo anche una zona a 30, limite dei 30, corrono come i pazzi, quindi è una via che è abbastanza stretta ed è pericoloso, secondo me molto pericoloso questo giochino, questo passaggio. Qualche volta i vigili si sono visti, ma non più di qualche multa, insomma, ed è una cosa sistematica soprattutto nelle prime ore del mattino e nelle ore della sera quando non c'è nessun controllo. Quindi è mia intenzione, abitando anche in questa zona, finché non c'è il morto, insomma, bisogna agire prima, insomma, non si può aspettare che ci passi sopra qualcuno. Sicuramente è una via stretta, quindi è indispensabile andare anche a 30 all'ora. È abbastanza lunga e riporta praticamente verso Loreto, quindi bypassando, è una parallela di via Flaminia, quindi invece di fare due semafori, questo e quello di via Flaminia, passano direttamente scavalcando il semaforo rosso e fregandosene altamente. Adesso con il nuovo codice della strada penso che i problemi aumenteranno ancora, perché essendo una zona 30 le biciclette possono venire in contromano senza nessun problema. Più di una volta mi è capitato, tornando a casa con il verde, di girare, di trovarmi la bicicletta davanti, insomma, ed è abbastanza problematico. E poi un altro problema è che la sincronia dei semafori, per esempio per chi viene dall'ospedale di Muraglia e deve girare per via Fratti, quando passa con il verde si trova a verde già scattato la via Fratti, quindi più delle volte ci troviamo con due verdi e chi deve girare a sinistra, chi deve girare a destra si intriga un pochino in questa condizione. Io ho fatto le segnalazioni, quelle che ho potuto fare per via social, anche con le applicazioni, Buca, queste cose qua, però vedo che è rimasto tutto così. Secondo me la soluzione è semplice, basterebbe, essendoci in via Tumiati un incrocio dopo 150 metri dal semaforo, basterebbe invertire il senso unico di via Tumiati da quell'incrocio in poi, quindi praticamente chi fa il bypass si troverebbe con il divieto di accesso, divieto di transito, e sarebbe costretto a tornare su via Ferraris, inficiando tutto quanto il sistema mentale che gli porta a scavalcare il rosso facendo il bypass, quindi ritornerebbe sui suoi passi e sarebbe controproducente, quindi penso che nessuno lo farebbe più.